Buonasera a tutti da Malaga, sono Daniele Zemignani, sono il fondatore del gruppo Italiani in Spagna. Vi invito a iscrivervi al mio gruppo, che è quello con la foto di Malaga in copertina. Oggi parliamo di mamme single che vogliono trasferirsi a Malaga con una bimba o un bimbo. Allora, partiamo da un presupposto, che se vuoi trasferirti a Malaga con una bambina, se è una bambina in età scolare, ti servirà un contratto di lavoro per poterla iscrivere alla mensa scolastica. Questo è il primo fattore. Se lavorerai come autonoma, la scuola ti chiederà due ricevute del pagamento della Seguridad Sociale, quindi minimo passeranno 2 mesi prima che tua figlia abbia diritto ad accedere alla mensa scolastica. Questa è la cosa, secondo me, più importante da sapere. Se invece sei indipendente, immediatamente si ha diritto a questa cosa. L'iscrizione a scuola si fa in modo rapidissimo, perché tu, nel momento in cui hai un contratto di affitto, ovviamente scritto nero su bianco, vai in comune, fai l'impadronamento, che è l'elezione del domicilio, e hai diritto a iscrivere i minorenni a scuola. Dovrai chiaramente fare una procedura in Italia per comunicare che il minore non sta andando a scuola in Italia perché è a scuola qua in Spagna. In linea generale, quali consigli posso darti? Allora, Malaga è una città molto vivibile, è una città che si gira comodamente con i mezzi pubblici, è una città con la bicicletta si muove molto comodamente. Non conosco molto bene la situazione della persona che mi ha chiesto e fatto questa domanda su come si vive a Malaga, se conviene trasferirsi da madre single con una bambina a carico. Però in linea generale, se hai un lavoro, devi comunque preventivare di pagare una persona, una babysitter per quando sei al lavoro, fuori dagli orari scolastici, chiaramente. E per il resto la città è molto ben servita, ci sono tutti i servizi, le scuole primarie, secondarie, privati, pubblici, dipende molto da come siete abituati voi. Tutto è molto semplice, la burocrazia è facile. Probabilmente la difficoltà maggiore è solo quella di affrontare i primi mesi. Chiaramente è un passo che va moderato molto bene, ponderato molto bene. Se ti sposti senza avere un precontratto di lavoro, è opportuno avere perlomeno 10.000 euro sul conto per muoversi. Il periodo migliore per farlo è sicuramente l'inverno, tra ottobre e febbraio, per chi pensa di lavorare nella ristorazione, perché poi da marzo inizia la stagione, quindi tra gennaio e marzo è il periodo in cui fai i colloqui e inserirsi lavorativamente nel tessuto sociale. Bene, io spero di averti dato una buona risposta, di aver dato qualche spunto di riflessione. Per qualsiasi esigenza di carattere immobiliare, vi ricordo che ho un'agenzia immobiliare qua a Malaga. Il mio contatto telefonico è più 34 625 44 54 05. Se vi è piaciuto questo video,
su YouTube, pollicione in su, commentate, fate domande e iscrivetevi al mio gruppo che mi farà sicuramente piacere darvi una mano per qualsiasi domanda.